4, 3, 2, 1, chiude Scarocchini, vince la Kinder, 58-44, la Virtus è campione d'Europa. Penso di sì, ma cercherò in ogni costo di andare in America. Dico in ogni costo, no, se sarà un prezzo buono ci andrò, se no non ci vado. Però si stanno mettendo a posto, le cose si stanno mettendo a posto, mi sa che finirò là. Sapere il tempo giusto per andare via, per lasciare certe cose anche con gran fatica e dispiacere, però mi sa che sarà così. Tante volte qualche atteggiamento suo è un po' visto dagli altri un po' così perché è un vincente, e tante volte i vincenti non sono simpaticissimi, però è un grande, se siamo qui è soprattutto merito suo. Io magari perché ce l'ho quella faccia lì quando gioco, ma soltanto perché voglio vincere. Mi dispiace per questo, ma alla fine vince sempre Virtus. Io gli auguro tutto il bene possibile, se il suo sogno è l'NBA, se la sua voglia è andare lì, sono convintissimo che lui farà benissimo anche lì. Chiaramente lo lascio a malincuore perché con lui ho passato dei grandi momenti, antipatico. Non credo, lui ha il suo carattere, probabilmente sarà un adorabile antipatico, ma se lo conosci non ti tradisce mai. Una squadra costruita per vincere, soprattutto in Europa. Così appariva la Kinder all'inizio della massima competizione continentale per club. Un trofeo che aveva sempre eluso il club bianconero. Per dare sostanza alle ambizioni bastava scorrere il roster e fermarsi al primo nome, quello segnato dietro alla maglia numero 5, un nome che aveva regalato un Euroclub al Partizan e 3 scudetti di fila alla Virtus prima di andare a assaggiare il mondo NBA. Ho lasciato tanti amici, sono rimasto sempre nei buoni rapporti con Roberto, con Alfredo, con alcuni dei giocatori. Mi li sentivo spesso, quindi, e poi soprattutto per i soldi, perché
sono un professionista, quindi mi hanno offerto di più, ho accettato sta cosa, sta offerta, non credo di aver sbagliato. Nella stagione dei grandi ritorni, l'altra novità era rappresentata dall'allenatore, anch'egli già titolato con le V-nere, anch'egli reduce da un'esperienza professionale qualificante, la nazionale. Tutti mi dicono questa cosa, non capisco neanche in che cosa poi uno è cambiato o dovrebbe aver capito di essere cambiato, perché se lo avesse fatto volontariamente sarebbe cambiato prima, dando per scontato che dicono che sei cambiato in meglio. Probabilmente semplicemente è passato del tempo, quando ero qui avevo una certa età, adesso ho 4-5 anni di più, molto semplicemente fai delle esperienze che ti permettono di avere un po' più di tranquillità, un po' più di conoscenza delle situazioni. Assieme a Messina e Danilovic, la Kinder di Gerusalemme metteva per la prima volta in mostra davanti al pubblico europeo un uomo che l'aveva dato in passato due grandi dispiaceri. E adesso mancano 2 minuti alla fine, la palla in mano a Ortez sotto di un punto. Dubò con il pallone per Rigo della finta, il tiro a 3 punti, poi ci va lui e va a trovarlo. Davvero un finale di partita splendido per Antoine Rigaudo. Rigaudo con un incredibile siluro da distanza siderale da 4-28. Avevo anche offerta dei Panathinaikos, loro non hanno giocato l'Eurolega quest'anno e io volevo giocare all'Eurolega per vincere il più presto possibile questa Eurolega. Altri volti nuovi erano quelli di Ugo Sconocchini e Alessandro Frosini, reduci da esperienze diverse, ma ugualmente insoddisfacenti, alla ricerca di un rilancio non facile, in una squadra dalla panchina lunghissima. Con quale motivazione? Niente, cioè, Panathinaikos l'anno scorso ha preso una decisione, insomma, non volevano disfare la squadra e secondo me poi la Kinder si è fatto avanti ed era una delle squadre più importanti, insomma. Palmares della Kinder era molto buono e sapevo che volevano fare una squadra per vincere. Cercavo così nuovi, non stimoli, però ecco un nuovo ambiente dove poter confrontarmi e ho scelto io, che sono andato a questa opportunità per giocare per loro, sono molto soddisfatto. Ma in Europa senza i lunghi non si vince. E allora, accanto a Zoran Savic, confermato con qualche dubbio, ecco una presunta certezza, l'ex NBA Jonah Meicic. E un'altrettanto presunta speranza, il verdissimo Radoslav Nesterovic. Makris, secondo quanto recitato dal prezioso passaporto greco. Anche se poi la storia avrebbe clamorosamente sovvertito le attese, la prima gara del lungo cammino sembra confermare le premesse, con l'inglese grande protagonista. Siamo agli ultimi 2 minuti della partita, Sconchini cerca Amici, la palla è deviata, torna in mano a John che segna, subisce il fallo e andrà in lunetta col tiro libero supplementare. Sulla carta l'esordio casalingo non è proibitivo. Ospiti del Pala Malaguti sono infatti i francesi del Pau, tradizionale bestia nera della Virtus, ma reduci dalla sconfitta casalinga contro il Barcellona nella gara di apertura. Il cantiere Virtus però è ancora aperto e i meccanismi tutti da oliare. Nel primo tempo la difesa funziona poco e male, concedendo agli ospiti ben 45 punti, mentre nel secondo tempo si blocca l'attacco, capace di metterne solo 30 sul tabellone. Fuarest e Thierry Gadou, 35 punti in coppia, sono implacabili e il 2 su 17 da 3 condanna la Kinder a una sconfitta che col senno di poi va definita storica. Ma sul momento, ovviamente, qualche dubbio viene fuori. Mi sembra che in questa partita non siamo stati assolutamente equilibrati. Non è un problema, secondo me, di poca pericolosità, è un problema che la palla sotto ci deve anche arrivare. Cioè, noi abbiamo fatto pochissimi tiri da sotto e non siamo stati equilibrati tra gioco degli esterni e gioco dei pivot. Penso che ognuno di noi nella vita ha dei posti o delle musiche, delle canzoni che gli ricordano cose importanti. Sicuramente il caso ha voluto che in questa città qui abbiamo ottenuto dei buoni risultati, sia con la nazionale che con questa squadra. Chissà poi in futuro che magari succeda qualche altra cosa.
sconfitta col Po in casa, vincente solo in volata contro Varese la domenica precedente in campionato, con Savic fuori dai 10 per scelta tecnica. La stessa misura che in Catalogna viene presa nei confronti di Alessandro Frosi. Non dovrebbe essere una Kinder troppo serena quella che scende in campo al Palau Blaugrana, ma il responso del campo è impressionante. Anche con un Danilovic non irresistibile al tiro, 11 punti con 3 su 13, la difesa spagnola viene letteralmente irrisa in un primo tempo memorabile, chiuso sul 51-36 grazie anche al devastante impatto di Radoslav Nesterovic, che proprio qui comincia a diventare un ex sconosciuto. David vede bene il taglio di Danilovic che sbaglia, al volo, slam-back, schiacciatore di Rasho Nesterovic. Tutti portano il proprio mattone, compreso John Amici, ma sono Abio e Savic, 15 punti col 100% al tiro, a fare le cose più belle. È la svolta per la squadra e per Zorc, un altro che con Barcellona ha un ottimo rapporto. Abbiamo preparato la partita bene, abbiamo arrivato in un momento giusto con le forze, con una partita persa una settimana prima. E sicuramente che abbiamo giocato molto molto bene. Danilovic proprio contro Djordjevic in uno scontro di grande interesse, splendida palla dopo la finta di tiro per picchio Abio. Venivo specialmente io da un momento in cui ero rimasto fuori dalla partita precedente perché avevo dei problemi alla coscia, avevo fatto del potenziamento, tutto non è andato molto bene. E a Barcellona sono rientrato e c'era davanti Djordjevic che la squadra del Barcellona che negli anni passati non ci avevano lasciato molto, anzi ci avevano anche eliminato dall'Eurolega, non ci avevano permesso di continuare e avevano perso anche molte partite all'ultimo secondo, allo scadere così. E invece abbiamo affrontato la partita nella maniera più giusta e forse è stata secondo me la migliore partita della stagione della Kinder e da lì abbiamo iniziato una marcia che è stata quasi inarrestabile, tranne probabilmente quel momento che ormai la qualificazione era già avvenuta a Lubiana. Dopo il trionfo di Barcellona arriva la vittoria in campionato a Treviso, a lanciare ulteriormente il diretto virtussino. Il quarto turno porta come avversario un'altra squadra in bianco e nero, ma già nel primo tempo Danilovic e compagni ne fanno di tutti i colori. C'è il palleggio di Danilovic contro Bertic, sta per forzare, trova Ravaglia, tiro da due punti in equilibrio, solo rete per Enrico Maria Ravaglia. Loro hanno a qualche livello probabilmente un complesso nei confronti dei nostri due giocatori slavi, cioè sicuramente per questa generazione di giovani ragazzi di Belgrado, Savic e Danilovic sono dei giocatori pesanti, un mito, e non sono riusciti a non subire questo tipo di condizionamento. Gli uomini di quelli che sono marcati dall'uomo che raddoppia devono punire ogni disattenzione. E Frosini lancia Danilovic per il più facile dei canestri in schiacciata. Buona presenza da parte di Alessandro Frosini, a proposito di casi poteva essere un caso la sua esclusione a Barcellona, invece ha risposto con una prova eccellente, soprattutto in difesa, nel secondo tempo contro Jelko Rebra c'è la Treviso. Ormai le individualità cominciano a diventare squadra nelle mani di Ettore Messina. Il coach ha fatto scelte importanti, come la pressoché definitiva rinuncia a John Amici, non impiegato contro l'Ulker in una gara dominata nella ripresa da una difesa che concede agli avversari solo 23 punti. Sono 21 invece in una grande serata per Ugo Sconocchini, uno che come pochi altri, quando è ispirato, coniuga spettacolo, efficacia e simpatia. Ed è ancora Rigodò a partire, corre la Kinder come se corre e arriva ancora una volta il canestro di Ugo Sconocchini, due ne ha messi e ce n'è per tre. Un bravissimo ragazzo questo senz'altro, quindi non è inutile, questo si vede perché è una faccia da un simpatico veramente. Poi come giocatore io non ho avuto mai la possibilità di giocare contro un giocatore che mi dava più fastidio in allenamento che Ugo, in difesa.
Erdenay che punta proprio Sasha Danilovic, poi parte sfidando l'uno contro uno, ma c'è il recupero di Frosini e parte Scorocchini, attenzione, è arrivata la schiacciatissima. Migliorato veramente molto in senso nostro, soprattutto in difesa, in attacco è molto più calmo rispetto per esempio ai tempi di Milano, quello che mi ricordo io. Si allena bene, si comporta molto bene, quindi è una cosa molto importante. Il girone di andata è finito e il ritorno comincia nel migliore dei modi, con una facile cavalcata ai danni dell'Apoel, battuto 73-51. Ma i bianconeri preme soprattutto vendicare l'unica sconfitta del cammino, quella casalinga contro le Lambernet. Come sempre, Rigaudeau è stimolato dall'aria di casa e assieme a Danilovic si divide equamente 32 punti, anche se i ragazzi di Coach Monclar si confermano osso difficile da spolpare per la Virtus. Vediamo come verrà effettuata tale rimessa nelle mani di Veneke. Da 9 metri trova un canestro incredibile ed è tutto da rifare a po'. Anche nella ripresa i padroni di casa non mollano e la Kinder entra negli ultimi 5 minuti con 4 punti da rimontare. Ancora una volta è un uomo nuovo a sfrogliare la situazione. Stavolta è il turno di Ale Frosini, i cui 13 punti con due soli errori al tiro pesano come macigni. C'è Binelli che gli sporca il tiro e Rigaudeau che va veramente in altissimo a recuperare il rimbalzo e a impostare la transizione bolognese. Passaggio straordinario per Frosini che va con la schiacciatissima grande contropiede per la formazione bolognese. Sicuramente è un mercato molto facile, venire da fortitudine nel Virtus è un bel trauma psicologico, però lui poco, già nel giro di un mese e mezzo si è riuscito a togliersi dalla testa, perché il gol l'ha aiutato a integrarsi nella nostra realtà, perciò lui è stato molto bravo a entrare con noi subito, comunque è stato facilissimo per lui. Di Sasha Danilovic avete già detto voi, giocherà anche con la cabina in non perfette condizioni, comunque stare in campo in quintetto per non perdere gli effetti del riscaldamento. Su 14 al tiro. Sono queste le strabilianti cifre con cui lo zar Sasha sistema definitivamente per la stagione la pratica Barcellona, alla faccia di una condizione fisica imperfetta. E c'è dell'altro. Frosini prosegue nel suo novembre d'oro, Nesterovic cresce come un baobab e Savic sente aria di Barcellona, quindi di bombe. Danilovic trova lo scarico per Frosini, fuori per Rigaudeau, piedi per terra, Savic, facile! Per la gioia di Ettore Messina. Non ti nascondo che abbiamo avuto anche magari un momento di scarsa fiducia reciproca, ma io non avevo scarsa fiducia nelle sue capacità come giocatore, quanto mi sembrava appunto che non credesse nella possibilità di poter essere utile a questa squadra anche lontano dal canestro. Quando lui ha capito che si trattava di questo, e devo dire ha lavorato come un pazzo col professor Grandi anche per modificare la sua preparazione atletica, meno mirata ai pesi e molto di più alla reattività, alla velocità in generale, io credo che abbiamo rivisto in zona Savic come ai massimi livelli della sua carriera. Il blocco di Rezias che riceve poi aprendosi la rimessa di Estayer, passaggio prevedibile, capisce tutto Savic, salta Giorgic che non vuole spendere un fallo, rovesciata di Zoran Savic, un tesoro in termini di esperienza. Ho visto dopo dei due mesi che ho avuto un po' di fiducia e mie possibilità e mi tiro però sicuramente adesso guardando non era facile, però la squadra
va bene con questa postazione, e credo che per tutti va bene, anche per me. Se gioca bene, se vince, tutti siamo contenti. Ormai la strada è in discesa, ma la voglia di vincere non manca. Per Savic e Danilovic, poi, giocare a Belgrado significa sempre avere extra motivazioni. E infatti, la premiata ditta produce 32 punti con la solita, solida prova. La stella che riluce nella notte jugoslava è però quella di Antoine Rigaudot. Per il Mozart di Cholet, alla fine, 27 punti e 5 su 7 da 3, assieme agli applausi del Pionier. Letteralmente annichilito da una simile dimostrazione di classe. Evidentemente devono ancora mangiare delle bistecche e credo che gliele farà mangiare Nicolas di settimana. Poi succedono anche queste cose, quando tutto va bene non può che andare meglio. Rigaudot butta per aria veramente un'Ave Maria e quest'Ave Maria, con l'aiuto del tabellone, va a canestro, davvero incredibile. All'inizio era difficile perché dovevo imparare un po' l'italiano, dovevo conoscere un po' più le mie compagnie, i miei allenatori, le mie gente con chi vado a vivere tutta questa stagione. E penso che era un po' difficile per tutti, e dopo abbiamo fatto un grande lavoro durante gli allenamenti per trovarci sul campo, e quando abbiamo avuto qualche risultati positivi era molto più facile. La prima fase si chiude con una gara apparentemente insignificante come quella di Istanbul, ma vincere può anche diventare una sana abitudine. Grazie a un finale in cui la fortuna recita un ruolo importante, arriva così la 19esima vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Rigaudot stecca, 4 punti con 1 su 8, ma Avio ne mette 14 e Danilovic produce oltre un terzo del fatturato totale, dando la pennellata d'autore al nono sigillo stagionale. Palla che infatti arriva a Danilovic, c'è il blocco di Savic, Danilovic gira a largo di tutta la difesa dell'Ulker, fa saltare Green, Danilovic va a mettere la palla del pareggio a quota 64, Sasha Danilovic, 21 i punti da lui realizzati in questa partita. Anno nuovo, vita nuova. Ameici e Papanicolaou, che ha rifirmato con l'Olympiacos, appartengono definitivamente al passato, mentre la Salle de Coubertin fa il suo esordio in Eurolega, un personaggio che sembra uscito da una favola. Emozione, moltissima, anche perché mi sono reso conto che il livello fisico era talmente alto che ho detto, ma io qui cos'è che ci faccio? Poi invece è stato anche un esordio positivissimo, abbiamo vinto subito, per cui meglio così. Claudio Pipa giocatore è super, Claudio Pipa persona è ancora di più, come persona lui è incredibile, un cuore enorme, è sempre disponibile, sempre sorridente, cioè, tutte le cose positive ce l'ha lui, veramente. È un momento giusto, un momento critico della squadra, una seconda partita di Eurolega, di derby contro Team System. Ha giocato benissimo e ha regalato la squadra andare a Final Four a Barcellona. E come uomo è una persona straordinaria, è sicuramente un gran amico. Il primo tempo contro il Racing fa vedere qualche grande giocata di Rigaudot, ma la squadra soffre la fisicità degli uomini di Markovic e va al riposo sotto di un punto.
i transalpini rimangono a contatto fino agli ultimi 5 minuti, prima che la classe dimostri per l'ennesima volta di non essere acqua. Il primo posto nel girone è ormai ampiamente ipotecato. Gli ultimi 10 secondi dell'azione, chiude il palleggio Abbio, lavora sul perno, passaggio avventuroso per Danilovic, 3 secondi, 2 secondi, Danilovic controlancia fino in fondo, appoggia al vetro e va a festeggiare verso la sua panchina. Giocare bene senza uno dei leader dà la misura di una grande squadra, come la Kinder dimostrerà anche più avanti. Contro la tignosa Olimpia Lubiana manca addirittura il leader Massimo, ma i 20 punti di Rigodò e soprattutto i 25 dell'ineffabile Zoran regalano un altro successo alla Virtus. Gregor Hafnar in campo, un ventenne nato a Krani, stessa città natale di Gregor Fulca, mentre Savic ancora una volta fa un movimento di una bellezza straordinaria. Gli avversari restano ancora sotto i 65 punti. L'attacco vende i biglietti, la difesa, come sempre quando in panchina c'è Messina, vince le partite. Se il problema è essere tutti rapidissimi nel difendere l'uno contro uno, oppure essere tutti giocatori che capiscono le situazioni in anticipo, probabilmente questi grandi difensori non li ha nessuno. Se essere grande difensore è mettere la propria disponibilità, il proprio cuore, i propri muscoli, il proprio corpo per fare qualcosa insieme agli altri dove c'è poco riconoscimento pubblico, allora noi abbiamo molti grandi difensori, allora la nostra difesa diventa facile anche metterla insieme. Da un punto di vista tattico non facciamo cose particolari, i miei giocatori sono molto abili nel rimanere concentrati su quelle che sono le caratteristiche individuali dell'avversario e nel cercare proprio nel duello individuale la chiave per fare poi una difesa con 5 persone insieme. Siamo giocatori di talento fisico abbastanza elevato e tutti abbastanza grossi, però la cosa fondamentale è stato difendere non singolarmente su un giocatore, ma la difesa di squadra è stata la cosa principale, perché quando uno cercava di difendere forte su un giocatore è quasi impossibile sempre fermarlo, perché poi ci sono questi campioni che riescono a batterti in qualche maniera, ma sono gli aiuti che arrivano dietro, dei lunghi e non, a darti una grande mano e darti quella sicurezza magari di non lasciare dei tiri facili dando un metro, ma stando ben attaccato al tuo avversario e non concedendogli niente. Il calendario porta al Pala Malaguti un'altra delle grandi recenti d'Europa e una volta di più la difesa bolognese alla distanza stritola l'avversario. Berlino segna solo 26 punti nella ripresa e con 5 uomini in doppia cifra, due dei quali dalla panchina, la Kinder mette in cascina il 12° successo su 13 gare di Eurolega. Ugo Sconocchini ha una grande visione in questo senso, naturalmente stiamo scherzando un po', la partita ce lo concede, il taglio Bertor e la schiacciatissima di Sconocchini. Più difficile della stagione. La Team System ha appena vinto con pieno merito il derby di Coppa Italia, uno shock per una Kinder che fino a quel momento non aveva conosciuto intoppi nella sua marcia trionfale. È in situazioni del genere che si vede la qualità di un capo e non a caso sono le parole dello Zar a consolare l'armata bianconera. Cioè, a noi siamo arrivati lì avendo vinto tutto, fino a quel momento abbiamo vinto tutte le partite, siamo arrivati lì e magari non abbiamo avuto l'approccio giusto. Abbiamo perso la Coppa Italia e questo qui è stato secondo me anche una molla che ha fatto scattare altri meccanismi. E Sasha dopo la sconfitta ha detto siamo tranquilli, la stagione è lunga e possiamo rifare tutto, possiamo vincere. E dopo l'abbiamo fatto. Non volevo minimalizzare la vittoria della Forza Più, però volevo dare un po' di coraggio ai miei compagni di squadra, ai tifosi, perché è stata una brutta sconfitta.
hanno giocato meglio, sono stati più bravi. Ho detto sinceramente che ho detto soltanto che non so, personalmente questa cosa qui non me ne può fregare di meno ed è così, è inutile, cioè anche il prossimo anno se la vinco dico la stessa cosa. Quando torni in un posto dove hai avuto successo, lui ha avuto, ha vinto 3 scudetti, sei chiamato, diciamo, perché devi vincere. Allora perdi la Coppa Italia, la perdi male, senza competere, pur venendo da un momento di notevoli vittorie, c'era il rischio di passare per quelli che studiano tutto l'anno e poi all'esame si fanno bocciare. E quindi per passare anche un po' per scemo. Abbiamo avuto un momento di fiducia, credo, ognuno nei propri mezzi e anche nei mezzi dei compagni. Se ne siamo usciti è perché c'è stata ancora una volta la volontà di voler stare insieme e non di mollare uno l'altro, e soprattutto perché abbiamo avuto abbastanza talento. Abbiamo avuto parecchio talento individuale che ci ha permesso come squadra di superare il momento negativo e continuare a vincere delle partite che viceversa fossero state perse ci avrebbero messo in difficoltà. I conti con la rabbia della Virtus li fa per primo il Racing Parigi, che va sotto di 16 già al decimo. Danilovic mette in partita i compagni. Rigaudot dimentica la sbandata in Coppa Italia con 16 punti e una prova impeccabile, mentre la difesa concede solo un punto al minuto ai francesi nella prima metà gara. Crippa a condurre il contropiede per la formazione virtusina, ancora Savic che pesca benissimo Ugo Skorokhiny, punto esclamativo sulla partita con questa schiacciata di Skorokhiny. Dopo una gita chiusa con la seconda sconfitta stagionale a Lubiana, la stagione regolare si chiude in tono minore a Berlino. In una gara il cui risultato non conta per gli italiani, l'Alba trova 40 punti da due vecchie conoscenze del bel paese come Hamming e Alexis. Non è il miglior modo per entrare nella stagione senza domani, anche perché dietro l'angolo incombe il derbissimo. Il palleggio di Karasev, la difesa di Abbio è eccellente. Karasev però è il giocatore che sa tirare in acrobazia, che sa tirare con contatto. Tra la Virtus e il derby c'è l'Estudiantes, formazione entrata per il rotto della cuffia nelle magnifiche 16 e come tale pericolosamente priva di pressione. L'inizio è travolgente, ma poi il terzo fallo di Danilovic e il passaggio a zona dei madrileni fanno tornare a galla antiche paure. Savic fuori per Antoine Rigaudot, penetra, scarica per Danilovic, ancora da tre, gli esce il rimbalzo di Glenn Wilfie, davanti a tutti Escudero, in ritardo Rigaudot, 2 punti per Escudero. A 10 minuti dalla fine sono solo 3 le lunghezze di vantaggio, prima che Danilovic e Skorokhiny chiudano il discorso facendo straripare la Virtus. Decisivo è Sandro Abbio, autore di 19 preziosissimi punti. È l'ennesima conferma che il picchio d'araconismo è arma tattica senza eguali nel vecchio continente. Rigaudot bene nell'angolo per Skorokhiny che ributta fuori per Danilovic. Abbio deve tirare da 3, solo rete per Alessandro Picchio Abbio. L'autoeliminazione in pratica di Papanicolaou che è avvenuta durante la stagione, questa sua scelta poi di tornare per essere eliminato poi dal Partizan, ti dico, non ce ne sono stati, anzi è stata per me una cosa molto importante, perché difendere tutta la stagione su avversari come possono essere Rigaudot in regia, molto alto, molto fisico, Danilovic, un super giocatore, tutti conoscono, Ugo Skorokhiny, guardia ala come me, molto più potente di me, mi ha dato la possibilità di trovare soluzioni differenti per ognuno e adattarmi così per le squadre avversarie che incontravo con le stesse caratteristiche.
vincere 2-0 e mettersi alla finestra a aspettare il risultato dei cugini. Con questa missione la Kinder va a Madrid, dove i gemelli del gol, Rigodò e Danilovic, fanno ancora una volta pari a quota 19. È una gara nervosa, in cui ci vuole esperienza, e quindi Augusto Binelli non può che essere un topo nel formaggio. Inizialmente molto strano, credo che ero undicesimo, quando giocavo, quando non giocavo, poi il giocatore quando è fuori un po' nervosismo così. Poi una volta stabilizzato nell'interno della squadra sono stabilizzato personalmente, ho cominciato ad allenarmi bene e in partite è anche importante riuscire a dare il massimo di me stesso. Gli 8.000 del Pavellion vengono deliziati da qualche numero dei propri beniamini, ma il finale è della Kinder, che compie la sua missione e manda in scena la madre di tutte le partite. Degli assenti si trasforma nello show dei presenti. Arroccata attorno a un meraviglioso Nesterovic, la difesa Kinder tiene la Team System a 52 punti col 34% da 2, mentre l'argentino volante e Davio fanno gli straordinari. Si chiama Radoslav Nesterovic, deve essere brava la Kinder a dargli i palloni, solo da trasformare, mentre Sconocchini inventa un canestro incredibile. MVP, comunque vada a finire, Ugo Sconocchini, 20 punti. Da 3 di Danilovic è un altro degli ostacoli superati dalla Virtus, che entra negli ultimi 3 minuti di gara con la partita saldamente in mano. Sembra finita e invece purtroppo è appena cominciata. Myers per Rivers, tiro ben costruito, ma lo sbaglia Rivers, a rimbalzo Fucsca e questa l'abbiamo appena vista. Fucsca tira la palla a Savic e adesso la rissa arriva, la rissa con Carlton Myers che si divincola. Savic ancora vicino a Carlton Myers, in campo anche Dominic Wilkins e ancora riprende con Abbio contro Gregor Fucsca che cerca di fermare Danilovic che vuole partecipare. Danilovic fermato da Morandotti, ma non è facile, insulti scambiati con Stefano Vidili, succede di tutto, è proprio quello che non volevamo vedere, succede sul campo. Fucsca e Savic, una coppia che ha iniziato la sua relazione con quell'immagine che vi abbiamo fatto vedere in precedenza. Rimaniamo con le immagini dal vivo sulle reazioni dei protagonisti.
Adesso ormai la situazione è stata, direi, ricondotta alla semi-normalità, ma Francesco, la prima domanda, mentre Myers è veramente furente, la prima domanda è: quanto e cosa cambia in questa serie, nell'economia di questa serie, mentre ancora, vedete, non si riesce a fermare la furia di Saša Danilović. Un Danilović nervosissimo per quello che è successo, che ha provato 4 o 5 volte a reagire. Adesso Danilović viene finalmente in qualche maniera ricondotto alla ragione. Con 6 uomini validi, la Kinder si presenta a gara 2 in una situazione di emergenza. Lo stesso vale per la Team System, che però tira fuori dalla manica l'asso Wilkins, letteralmente inarrestabile all'inizio. Mette Sullivan sulla sedia del cambio da 3, vide l'importante, gli esce Wilkins, clamorosa giocata a rimbalzo d'attacco di Dominic Wilkins, che segna, subisce il fallo di Sconocchini, Andrei Lunetta col tiro libero supplementare. Canguro, da fermo, salto a piedi pari. Il più 10 Fortitudo a fine primo tempo sembra il logico preludio a gara 3. Ma la difesa della Kinder non vuole pensare alla resa. Binelli gioca qualche minuto da ala piccola e non sfigura. Crippa marca Rivers e assieme agli altri lo tiene a 4 punti con 1 su 8 dal campo. È una sfida aspra in cui Danilović e uno splendido Sconocchini segnano il 65% dei punti della squadra. La palla è per Binelli perché il regolamento FIBA non copia malamente quello NBA, che considera fuori questa palla. Sconocchini va a bersaglio da 3 e adesso la Fortitudo, che pur sta giocando benissimo, ha solo 4 punti di vantaggio. E Wilkins è il killer, veramente silenzioso, come ha detto Messina nel time out di questa formazione. Danilović ributta fuori per Sconocchini, rifiuta il tiro, non lo fa Danilović, da 3 ancora, 5 punti in fila di Predrag Danilović. Il finale è a dir poco emozionante e sono i liberi a scavare la differenza tra le due squadre indubbiamente più forti d'Europa. Adesso in lunetta ci va Claudio Crippa ed è un'altra storia da film, quella di Claudio Crippa, che a metà di questa stagione era playmaker di riserva alla Mavo Pistoia, adesso tira 2 liberi che potrebbero decidere una serie di Eurolega. Un Crippa che fino a questo momento in Eurolega non ha tirato tiri liberi. In questa partita a 1 su 2, va a 2 su 3, e questo è molto importante perché dà più di un possesso di vantaggio alla Kinder. Crippa non fa rimessa e la Kinder va a Barcellona 58 a 56. Noi abbiamo giocato con molta freddezza, volevamo arrivare agli ultimi 5 minuti giocandola punto a punto. Forse eravamo sicuramente la squadra che aveva meno da perdere. Siamo andati in campo tranquilli e loro nel primo tempo hanno tirato benissimo. Noi siamo stati bravi a stare lì e poi nel secondo tempo, ripeto, siamo stati più freddi. Da attore consumato e per la vita di esultare i tuoi compagni, adesso sei calmissimo. Ti aspettavi un Wilkins così, dopo l'infortunio? Ma ragazzi, è uno che ha fatto 26.000 punti nell'NBA, non è mica l'ultimo arrivato. Adesso Barcellona. Non ce l'ho mai andato, per cui... Io devo ringraziare i giocatori perché hanno avuto una convinzione, una freddezza e una determinazione nel corso della stagione che è veramente encomiabile. Questo risultato è un risultato che, a prescindere da come va la stagione, da quello che potremo raccogliere, questo è un grandissimo risultato.
perché qui c'è un sacco di gente che è venuta con la pressione addosso di dover arrivare alla Final Four. E non parlo di me, perché io è il mio lavoro, non lo dico francamente, non ho sentito così tanto la pressione. Ma qui ci sono giocatori che hanno avuto una pressione enorme, da Sasha ad Antoine, perfino a Claudio Crippa, che ha messo dentro il tiro libero della sicurezza, Ugo Sconocchini, Alessandro Abbio, Zoran, Frosini, Gus, Riccardo, che stasera ci ha dato 4 minuti quando nessuno ci avrebbe dato 4 minuti nelle sue condizioni. Ho dimenticato qualcuno e chiedo scusa. Chicco, Panichi, compagnia bella. Ecco, questo qua è un gran risultato che è soprattutto merito loro. Merito loro, merito dei collaboratori, merito della società. Ed è un premio anche per gli sforzi che ha fatto il presidente in questi anni, economici e non. E sono contento per lui che siamo arrivati a questo risultato qui. Mascherando al meglio i problemi alla caviglia. La spallata decisiva, però, la danno i lui. Savic e Nesterovic sono eccezionali e i loro 37 punti in coppia, con un solo errore al tiro, annientano letteralmente i bianconeri di Jugoslavia. Giro a ricciolo sul blocco di Aris Perkic, che sbaglia questa volta, poi Frosini lancia Sconocchini, 2 contro 1, Danilovic per Sconocchini ed è schiacciata, slam dunk di Ugo Sconocchini. E nella difesa la differenza. Rimbalzo di Ciubrillo, apertura per Lukowski e Messina pronto al time out, ma Rigodò recupera, 3 contro 2 per la Kinder che deve capitalizzare. Rigodò fino in fondo, segna, subisce il fallo. Andrei Lunetta col tiro libero supplementare e Messina ritira il time out e rinvia la lezione. Enrico Do ha messo una bella pezza, un momento di difficoltà. Ribalta Nesterovic per Rabio, palla dentro, Savic, strepitoso, l'assist che pesca lungo la linea di fondo Radoslav Nesterovic, lunghi Kinder, chiave della partita, e Savic e Nesterovic stanno facendo quelli che a Napoli si chiamano bambini coi baffi. I nostri giocatori sono stati grandiosi, da Danilovic che sembrava non potesse giocare e ha stretto i denti con una caviglia in pessime condizioni, a Savic che ci ha guidato nell'allungo decisivo, a tutti quanti quelli che sono andati in campo, hanno giocato veramente una splendida partita. Bella partita, grande, abbiamo dimostrato oggi di giocare bene, di rompere il ghiaccio e siamo qui contentissimi e aver passato alla finale. Mi auguro una bella finale.
giorno è arrivato. Manca solo la domanda della lode per laureare la Virtus e tutti hanno studiato troppo per non sapere come rispondere. L'inizio fa pensare a un'altra gara a ritmo alto e le giocate spettacolari non mancano. Poi però il punteggio si abbassa e la fatica si fa sentire. La difesa italiana resta comunque imbattibile. 20 punti nel primo tempo, 44 alla fine. Per la EK, provare a superare il muro bianconero è un incubo. Circolazione di stagnante per la Kinder, adesso in attacco Rigodò, in difficoltà contro Alexander, arriva Nesterovic, rende impossibile il tiro di Alexander e prende il rimbalzo. A 10 minuti dalla fine sembra fatta. Poi la zona di Ioannidis e la stanchezza si fanno sentire. Il finale è da brivido e ci vuole anche un po' di furbizia. Ottimo lavoro di Willie Anderson che difende sul serio come tutte le stelle NBA. Cade l'uomo davanti a Savic, Savic sbaglia, Nesterovic viene tenuto. Non vale il canestro, ancora Nesterovic. Ma Gallo di Messina che ha fatto uscire Nesterovic, infortunato, è andato in lunetta di Godò. Se n'è accorto Renze e Betancur, adesso non so che cosa decideranno, ma sembra che Nesterovic non possa entrare. Siamo agli ultimi 2 minuti e mezzo. La coppa è sempre più vicina e i due serbi la fanno toccare a tutta l'Italia cestistica. 1:45 al termine e Saša Danilović con Zoran Savic ha confezionato forse il canestro più brutto ma più significativo della stagione della Kinder. Eccolo in palleggio contro Willie Anderson, pronto ancora il blocco del suo grande amico Zorchi, che riceve, prende il tiro da tre! Bomba! Bomba di Zoran Savic! Time out Ioannidis! Danilović e Savic! Savic e Danilović! Slavo Zoran Kinder campione d'Europa, Zoran MVP di queste finali. Manolo, credo che abbiamo giocato benissimo, soprattutto in difesa primo tempo quando hanno fatto 20 punti, seconda parte abbiamo giocato con la testa e con cuore, e quando sono avvicinati a 5-6 punti abbiamo messo tutti i tiri liberi e abbiamo vinto. Il suo sigaro, soprattutto Danilović e la sua Coppa dei Campioni. La seconda Coppa dei Campioni. Quindi ci vuole un bel po' per arrivare a questi livelli. A livelli terza per Savic, quindi ancora più difficile arrivare a quei livelli là. Capelli gialli non lo so, perché c'è quel mongolo di Augusto Binelli che ci ha dato questa cosa, ci siamo figurati tutti, quindi c'è anche... Aspetta un attimo, Slavesi, prepustami la priccia, cioè. Allora, hai capito, cioè... Sti slavi qua veramente non riesco. È stato 6 anni fa, un mio amico mi disse una sera: ti faresti duro se vinci la Coppa Campione, che allora era ancora la Coppa Campione. Ho detto: io sui tanti problemi non me ne metto, e quando l'hanno vinta a Barcellona l'ho fatto subito. Che sale al cielo, un cuore che batte forte, un attimo che non finirà. 1000 le voci in coro, una città impazzita che spera e che soffre insieme a voi.